Benvenuti ufficialmente nella Big Vanilla 2. Qui di fronte a me ho tutti i partecipanti. Anch'io sono un partecipante ma anche presentatore, perché non ci abbiamo i soldi per i presentatori, perché siamo youtuber se non lavoriamo in TV. Ma benvenuti a tutti quanti. Vi spiego rapidamente le regole, poi partite perché non vi sopporto. Avete già fatto un casino, 2 ore e mezzo per iniziare, quindi muoviamoci e siamo veloci. Prima cosa da sapere: scrivete in chat /timer e vedete quanto tempo di gioco vi resta. Questo è il tempo con il quale voi dovrete affrontare la prima prova durante i 7 giorni. E tranquilli, torniamo al tempo ottimale nel momento in cui finisco di spiegarvi tutto. Quindi tornerete alle vostre belle 3 ore. Che cos'è la prima prova? La prima prova sarà costruire una casa che verrà giudicata da un ospite la prossima settimana. Che... Grazie Carli. Le orecchie ce le ha anche da offline, stiamo tranquilli. Dicevo, ci sarà un ospite che giudicherà le case di tutti, non sarà un esperto, quindi potete giocarvelo anche su cose ironiche, su cose particolari, ma c'è una regola molto chiara. Se mettete cartelli o indizi che fanno capire che la vostra casa... In quel caso vi beccate meno 20 punti a priori da tutto. Che cattiveria! Quindi molto semplicemente voi fate la vostra casetta e non dovete far capire che è la vostra casetta, in modo tale che la persona che giudicherà le vostre case non saprà di chi è la casa e quindi potrà dare un voto imparziale. E questa è l'unica regola reale che avete. Per il resto avete le vostre 3 ore di gioco, dovete fare la costruzione migliore che volete. Potete fare un video, 2 video, 3 video, potete farne solo uno, potete fare quello che vi pare. E alla fine di questa settimana, in base ai giudizi e quindi ai voti che verranno dati dall'ospite, non so neanche parlare come presentatore, licenziatemi, vi prego, lo faccia qualcun altro. Sei fuori. Ma c'è un altro col tuo vestito. È fatti, abbiamo già sostituto. Vieni bella faccia, vieni a darmi una mano. Vieni qua, continua. Ci abbiamo lo stesso vestitino. Guarda che bellini che siamo. Che poi ho la cravatta leggermente più rossa. Però comunque però è totalmente copiata la skin. È vero. È più bello lui. E vi sto dicendo che verranno dati i punti in base ai giudizi. E dopodiché subentreranno tante meccaniche in più, perché voi potrete decidere di regalare una parte dei vostri punti a qualcun altro, di comprare delle ore di gioco aggiuntive per le prossime sfide utilizzando una parte dei vostri punti. Avrete un bel po' di possibilità. I punti non sono soltanto punti in classifica, ma vi dico un'altra cosa: i primi 3 in classifica avranno dei bonus la prossima settimana, gli ultimi 3 avranno dei malus, quindi preparatevi. Ti puoi dire già i malus, che così io sono sicuro che... No, ti posso soltanto dire che nessuno verrà eliminato dalla serie nella prima settimana. Quindi il peggio del peggio non ci sarà. Nel caso io facessi la casa con scritto il cartello Staff 2017, succede qualcosa? Meno 20 punti a priori. È qualunque nome metti è meno 20 punti. Ah, ma tanto ci sono le prove su video. E se metti 5 nomi sono meno 100 punti. È una figata, capito? È Carli, se Carli credo che avrà delle difficoltà a buildare oggi. Comunque, sta provando a joinare col Big Ladder, quindi non c'è altro che dovete sapere se non una piccola cosa, anzi due secondo me. La prima è che durante la settimana ci sarà qualcosa e non vi dico altro per adesso. Qualcosa che permetterà di guadagnare o perdere dei punti. E quindi non ci sarà solo questa prova settimanale. La seconda cosa, ma verrà annunciata nei prossimi giorni su WhatsApp, posto ufficiale dove vengono scritte le informazioni, mi sembra professionale. E la seconda cosa è che ho mentito a tutti quanti e le ore per la prima settimana non sono 3 ma sono 4, che credo che sia un po' più fattibile. Veramente, ragazzi, posso andare a dormire, buonanotte. Perfetto. Detto questo, un buco più profondo. Io vi posso dire che potete partire, cercate di restare abbastanza vicini. Tranquillo, quello succederà all'ultimo secondo. E guarda che potere, ciao, signor Guerra, ciao. Via le 4 ore da ora. Amici, okay. Big Vanilla 2. Buon divertimento a tutti. Ciao. Ok, aiuto, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Dove sei tu? Ogni volta non mi sei. Perché segui altra gente invece? Ma io in realtà sono ferma di fronte alla classifica, perché la volevo far vedere, non l'abbiamo mostrata. Non ho fatto vedere la classifica. Appunto, e quindi sono qui per quello. Questa è la classifica. Ovviamente al momento abbiamo tutti 0 punti, quando vengono dati i punti si aggiorna la classifica e quindi possiamo vedere in tempo reale come siamo messi. Piccola cosa, mancavano 2 partecipanti in questo primo momento perché non siamo riusciti ad essere tutti online, che sono Loco e che è Loki, che non essendo mai entrato appunto ha la skin che non si vede ancora. Bene, muoviamoci, non perdiamo tempo. Allora, noi abbiamo però dei fattori vari.
Ok, eh no, infatti dobbiamo un attimino organizzarci. Sì. La prima cosa è che siamo in due, quindi abbiamo un vantaggio sulle ore, perché possiamo fare molto di più di quello che possono fare gli altri. E non lo trovo tanto corretto, quindi come lo gestiamo? Io pensavo di gestirlo che tendenzialmente sei tu responsabile del building, io faccio qualcosinina ma non troppo e me la gestisco un po' così, secondo me è la cosa migliore. Secondo me tu puoi gestire la parte dell'esplorazione, magari procurarmi o trovarmi qualche materiale che mi serve, perché ti dico già che per quello che ho in mente, che vuole Mark? Ma non lo so, mi sta fissando e mi mette un po' ansia. Vuole già capire, ecco qua che mi deve rompere le scatole. Vuole già rompere le scatole, sto allora, ragazzo. Ma scusi, che vuole? Io stavo dicendo una cosa importante e lei mi sta mettendo ansia. Io voglio delle vibe vecchie. Mi manca litigare con Steph nei video, quindi... Dobbiamo già iniziare, ma sono anche... Non è una bella idea litigare con me in sta serie, secondo me. Tu non sei comunque corrompibile, si può dire in italiano. No, quindi posso anche litigare con te, non è un problema, caro. Ho capito, lei è coraggioso. Quindi mi dica, vuole fare la casa più brutta dei 16 partecipanti? No, se hai delle ossa, verrò a rubarti. È una tradizione. Volevo solamente dirti questo. Farmerò delle ossa. Allora. Ciao, amici. Arrivederci. Ciao. Allora, quindi io giocherò molto sciallo. E tendenzialmente sarai, diciamo, la persona che spala la vera sfida in questo caso. Poi magari altre settimane gioco più io, tanto io non so buildare, quindi ma infatti dipende dalla tipologia di sfida. Esatto. E volevo dire che appunto tu puoi essere l'incaricato che magari mi trova anche certi materiali. Io tipo in mente che mi servirà sicuramente dello spruce. Tanto comunque fatto tu lo vai a trovare, semplice, capito? Ok. Anche se io e Fede collaboriamo, siamo comunque inferiori a Marci, quindi appunto, potete stare più che tranquilli sotto questo punto di vista. No, ma cerchiamo di renderla abbastanza giusta. Guarda. Già hai sbacchettato, ecco. Cioè vabbè, sei ridicolo, Marci. Allora, cara mia, io direi... Allora, ti dico una cosa, avevo già adocchiato un posto che voglio utilizzare per la mia costruzione. Andiamo a farlo vedere. Esatto, ho una costruzione ben in mente, non ve la voglio spoilerare, però ragazzi, giustamente... Non me la voglio spoilerare. Come spoilerare? Cioè nel senso che non la dico subito che cos'è. Vabbè, ma anche se lo dici bisogna vederla, quindi appena vediamo. Infatti... Ovviamente sto seguendo dei tutorial perché io faccio schifo a buildare, lo sapete benissimo, quindi di solito io seguo dei tutorial, poi li riarrangio in base al mio gusto, ma lo sapete già che io su Minecraft sto sempre così. Però c'è una zona bellissima qua che voglio assolutamente. No. Che succede? Ha trovato le palle di fieno. Le balle? Non le palle. Vabbè, le palle di fieno uguale. Vabbè, insomma. Non cambia nulla. Comunque, la zona in cui vogliamo fare la casa è qui. Esatto. E io ti dico che secondo me conviene già piazzare dei blocchi per far capire il limite massimo dello schema. Ma che ne so io di sta roba? Ma allora siete troppo tecnici, ragazzi, ma che ne so, cioè... Non so neanche cosa dovrebbe cambiare. Non lo so, sarà il limite classico. Risponderò con un bel po'. Perfetto. Allora, mi prendo allora, dalla legna. Io voglio esattamente questa parte qua. Quindi mi piazzo qui davanti, questa. Ok, questa qui. Ok, perfetto. Perché lo dico già, io voglio fare una costruzione all'interno della montagna. Perché siccome facendo schifo a costruire, voglio puntare su qualcosa di abbastanza particolare, no? Che dia un po' nell'occhio. Perché tanto se faccio la classica casetta starter di Minecraft faccio schifo e ho paura di prendere pochi punti. Mentre in realtà vorrei cercare di andare abbastanza bene all'interno della sfida. Ok. Io ve lo dico già, ragazzi, in questa Big Vanilla mi voglio impegnare tanto, voglio costruire tanto, ho già un sacco di idee in mente. Perdonatemi se farò un po' schifo, cercherò comunque di impegnarmi, ma questa volta voglio proprio la Big Vanilla nostra costruita da me. Allora, cara, se vedi, ti ho già fatto la palla, puoi iniziare a scavare perché così puoi iniziare a preparare la roccia di quella montagna, quindi questa sarà la location della nostra costruzione che andremo a fare nelle prossime 4 ore di gioco, che non saranno ovviamente questo unico video, quindi vedrete più video durante questa settimana. Non vi dico quanti perché sinceramente non lo so, sicuramente almeno 2. Potrebbe essere 3, ma sicuramente almeno 2. Io ho visto un pezzettino di ferro che secondo me era qua. E se ce n'è più di uno, ci facciamo subito le cesoie e subito la lana. Perché come vedete, esatto, abbiamo un po' di pecore. E questo sarebbe un vantaggio importante sugli altri. Allora, via con la Stone Age, come tutti. Avrei voluto trovare subito un villaggio come ha fatto Marci per prenderci subito vabbè, le balle di fieno. Pazienza. Io sinceramente ritenevo più fondamentale prendermi lo spot che desideravo, perché se poi viene qualcuno qui, cosa fai? Lo mandi via, non lo mandi via, capito? Quindi ne devi trovare un altro. Sì, no, infatti era giusto far così. E poi, allora, Marci è bravo a costruire, capito? Lui in 4 ore ti farà un castello, io invece in 4 ore farò una costruzione microscopica, quindi me le devo anche sfruttare bene al momento. Allora, comunque, io ho preso... Comunque a fianco, l'avevo già visto, è pieno di pecorelle, ed è ottimo, perché io voglio fare anche una farm di pecorello, perlomeno avere il mio piccolo recintino. Facciamo piccone...
Non so se farmi già, dai sì, facciamoci già anche l'ascia, va? Ok, facciamo così e sostituiamo subito i materiali e poi una bella fornace e tutto il resto per ora lo teniamo. Ok, perfetto. Allora, non killare le pecore perché faccio il cedoio. No, non lo sto facendo. Ma poi mi servono anche, le dobbiamo portare in un recintino che farò. Ah, ok. Perché io allora, questa ovviamente è una prima costruzione, no, per la sfida, ma io voglio fare una costruzione bellissima che ho in mente. E lì mi servirà parecchia lana, quindi dovrò avere per forza delle pecorelle da cui poi posso prendere la lana. Non so come si fa una farm vera e propria, però... Margine già l'outpost dei villager. Vabbè, ah, carpi, fai, guarda, tra gli ardoni. Però una cosa che io adoro di questa serie, appunto, è il limite delle ore di gioco settimanali. Infatti. Perché per quanto ovviamente alcuni sanno giocare molto meglio di altri su Minecraft e quindi comunque magari hanno più possibilità di fare... Comunque, il fatto di non giocare troppe ore, secondo me, ribilancia tutto rispetto ad altre serie dove magari c'erano chi giocava 10 ore a settimana e chi ne giocava 2. Esatto. E quindi, secondo me, sarà una roba molto carina che dà una mano a bilanciare un po' meglio il tutto. Porca miseria, stavo per volare di sotto. E poi ricordati che questa è pur sempre una vanilla. Cioè, non ci sono, come nella Big Hardcore, degli achievement da dover fare. Cioè, comunque, questa volta dobbiamo fare tutti una casa. Posso piangere. Perché? Letteralmente un pezzo di ferro. Ce ne bastavano 2. Cioè, che sfiga. Però conta che vicino a casa, nella zona che abbiamo scelto, ho visto che c'è già un buco con una miniera e c'era del ferro. Lo vedevo già a vista. Ok. Cioè, se non ho guardato male, ma adesso un attimino sto raccogliendo della legna, torno indietro e ti dico se è così. Perfetto. Perché volevo prendere anche degli oak e piantarli vicino a casa, perché purtroppo sai che non ne abbiamo vicinissimi. Ho notato che non c'è legna vicina. Quindi prendo... Ho trovato il ferro. Risolto. Perfetto, perfetto. Prendo questi sapling e ce li piantiamo vicini per avere la legna, certo, comunque in modo comodo. Che deve farmi rosicà prio, ecco, grazie, così imparo a lamentarmi. Io là sotto mi sa che non ci scendo, raga, perché sinceramente, meglio non rischiare al momento. Tanto non me ne faccio molto di un pezzo in più di ferro al momento, perché me ne sarebbero serviti altri 2, non un altro. Quindi va bene così, per fare ovviamente il piccone di ferro, che è una cosa bella importante. Allora, qui mi pianto i sapling, spero che non me li verranno a prendere. Delle zucche ci possono essere utili. Prendiamole. Prendi. Tipo... non tutte, così almeno ne lascio anche agli altri. Ok, 7, 8, va bene, perfetto. Allora, arrivo, sto portando tutto quello che ho preso. Così faccio già le cesoie, faccio già la lana. Ed è un bel passo avanti, secondo me. Poi vediamo un attimino sul discorso carne. Cesoie fatte. Allora, e non è che è un bel posto questo per prendere il ferro, però, eh? Lo so, però stava lì. No, chi ha tolto la pioggia? Secondo me è guerra. Non gli ho detto nulla, però l'ha tolta lo stesso. Vabbè, dai, ci sta. Gli diremo di tenerla perché fa un po' di ambiente. Sta skin da presentatore comunque mi sta molto bene. Sono carino, secondo me. Che poi effettivamente non ci avevo pensato che è similissimo. Ma neanch'io ci ho minimamente pensato. L'ho realizzato quando ce l'avevo a fianco. Esatto. Allora. Tipo, ehi, ma siamo uguali. Vabbè, dai, fa ancora più ridere. Puoi avere un co-presentatore se ti dovesse servire per qualcosa. Cara pecorella. Grazie mille, abbiamo già 4 di lana, 5, ma la lana ci serve solo per i letti o devi fare altro? Allora, per la costruzione attuale no, solo per i letti. Ok. Quella futura che voglio fare, ovvero quella che sarà la nostra casa poi ufficiale, che costruirà nel tempo perché giustamente deve essere una bella casa grande, sì, me ne servirà parecchia. Perfetto. Non è tutta di lana, ma me ne servirà parecchia. Allora, 5 bistecchine. 8 bistecchine, top, i maiali sono veramente... Però occhio, non killarli tutti che poi ci servono per fare i recinti, che almeno abbiamo cibo. 14, mi fermo così. Allora, carne ne abbiamo un sacco, vediamo un attimino, situazione timer, 228 minuti di gioco restanti, 4 ore sono 60, 120, 240, quindi ci siamo da 12 minuti ufficialmente in gioco. Allora, mettiamo a cuocere la nostra bella carne, così mangiamo. Bioma blu. Sei nel Nether. Dai, Ardone. Che vergogna. È già nel Nether, però l'ha capito. Dopo 12 minuti. Io sto ancora facendo i primi pezzi di pane dopo 12 minuti. Quella lì è nel Nether. E poi vedete, giocando in due io e Fer facciamo metà match. Infatti, ma infatti ragazzi non vi preoccupate, cioè non...
non traremo, trarremo molto vantaggio dall'essere in due. Comunque mi aspetto, Marcio direi che è il favorito. Cioè, scrivete nei commenti come pensate, ma direi che Marcio è il favorito per la prima sfida di questa Big Vanilla 2. Perché però voglio comunque, cioè, io voglio prenderlo in modo positivo. Cioè, non è che penso, vabbè, tanto la perdo a priori. Voglio comunque cercare di raggiungere un buon punteggio. E poi comunque l'importante è non finire negli ultimi tre posti. Quindi esatto, a priori bisogna dare tanto. Cioè, bisogna veramente concentrarsi e fare il meglio possibile. Ci serve Spruce e anche le balle di fieno. Allora, sì, però vabbè, quello lo puoi fare col grano anche, no? Ok, ma il grano... ci mette tanto. Allora, se le trovi è meglio, perché io ho intenzione di fare anche una piccola stalla. Che ragazzi, siccome la casa non sarà enorme, voglio cercare anche di abbellire intorno. Questo è comunque il mio progetto. E quindi sì, sarebbe carino. Cioè, non è fondamentale, se le trovi bene, se no non importa. Ok. Perché sono più che altro decorative. Dove ho buttato? Allora, materiali principali sono ovviamente, vabbè, cobblestone, ne abbiamo un sacco perché abbiamo le miniere, oak e spruce. Ok. È un po' di sabbia per i vetri. Ok. Vabbè, la sabbia l'ho vista vicino a casa, ci penso dopo, sinceramente. Anche perché non mi sono fatto una pala, mi focalizzo su spruce e fieno. Vediamo se riesco a ottenere queste due cose. Spruce tanto, eh. Penso che saranno alcuni episodi lunghi, altri corti. Non so come gestiremo questa serie, sì, sinceramente. Perché già adesso noi teoricamente dovremmo fermarci, perché abbiamo già il minutaggio per un video, perché tra presentazione e un po' di gameplay c'è già il minutaggio sufficiente. Però non ho voglia di fermarmi. Infatti, neanch'io. Capisci? C'è questo problema. Però magari... non lo so, bisogna rifletterci. Fateci sapere nei commenti se avete degli episodi molto lunghi o non troppo lunghi, perché vorrei capire anche quello come gestirlo. Se preferite quindi episodi tipo da 15 minuti nella Big Vanilla 2, da 20 minuti o addirittura da 25. Sono curioso. Ogni tanto ovviamente la porteremo anche in live, però non sempre, ma soltanto quando c'è qualche prova che secondo me ci sta da fare. Certo. Ci sta da fare anche in live. E sto pensando, perché ho visto del ferro, ero indeciso se andare a prenderlo, ma lascio perdere. E allora, non so dove sto andando, raga. Sinceramente vado di esplorazione random per ora e vediamo se troviamo qualcosa. Ho trovato spruce. Allora, ottimo. Ottimo. E la montagna va ancora più in alto, ma non ci serve perché abbiamo lo spruce. Prendiamo tutto lo spruce del caso, perché non è che sono troppo lontano, ma neanche troppo vicino, sinceramente. E villaggi da qua non si vede nulla. Alla fine pensavo fosse una montagna più panoramica, ma in realtà è una montagna ancora più alta, quindi non vedo una mazza, sinceramente. Quindi non ti so dire se c'è un villaggio attorno. Per ora però mi focalizzo sullo spruce, perché mi ha detto che è tanto importantissimo. Allora, esatto, prendiamo anche da qua. Facciamo così. Secondo te quanto spruce serve? Fammi capire. In ambito di planks trasformate. Oh, sai che io faccio schifo in ste robe. Sì. E poi te ne serve anche non lavorato. Perché questo è molto importante per capire quanto ne serve. Allora, tu lasciamelo così. Okay, io ok, esatto, quello di sicuro. Sì, però... no, perché mi regolo in base alla costruzione. Però più o meno... non lo so, Steph. Non lo so davvero, cioè dovrei contarlo, capito? Cioè, ma se mi dici non lo so, a me viene di restarci 6 mesi qua, capito? No, 6 mesi no, però sai cosa puoi fare? Puoi prendere anche degli alberelli. Così ce li piantiamo vicino a casa. Bella idea, brava, prendine brava, un brava, po' non ci avevo pensato. Vabbè, non sì, pensato. Alla fine ci sta così. Sì. Così. Poi se alla fine ci rendiamo conto che non basta, ne mettiamo sì, no, là. È decisamente meglio come idea. Ok, perfetto. Perché io comunque ho già 33, che se fai 33 per 4 comunque stiamo già a 120 di spruce, Che comunque credo basti, tanto, perché casa nostra sarà piccola, ve lo dico, certo, non è molto grande l'idea, no, che ragazzi, abbiamo preso. Andiamo a colpo sicuro, una roba che noi puntiamo alla sufficienza, come voi quando fate latino o matematica. Cioè no, a non prendere 0 punti proprio, cioè a non andare in negativo almeno. Okay. No, perché allora posso anche fare costruzioni più elaborate, ma non essendo esperta come magari un marcio, sono estremamente lenta, ma proprio tanto, ragazzi. Quindi una costruzione che magari per voi è anche semplice, per me non lo è per niente. Allora, ti dico come stiamo messi. Se prendete gli alberi di cerri vicino allo spawn, ripiantateli, ce ne sono pochi. Sì, sono d'accordo. Sì, sono d'accordo, ci avevo pensato pure io perché li avevo visti. 45 di spruce vuol dire siamo oltre 200 blocchi di legna e ho preso 5 alberi. Torno? Sì, sì, no, va bene, tanto li piantiamo. Ok. Torno, e quindi almeno... se mi ricordo. Però aspettate, voglio provare a affacciarmi. Sta diventando notte. Dall'altra parte dello spawn ci sta una foresta lunga tutta la montagna, tipo sta a 200 blocchi da lì. Ah, ottimo, quindi abbiamo una foresta di cerri a quanto pare. Quindi meno peggio del previsto. Ecco, vedete, questo è il panorama che cercavo. Non c'era mai. Sì, invece è un villaggio nella... un villaggio nella neve. Io forse l'ho visto 3 volte nella mia vita intera. È rarissimo. Cioè,
Rarissimo, è che non mi piacciono le zone nere. Ah, sta facendo notte, che facciamo? Non possiamo dormire, cara. Nel senso, noi possiamo anche farci i letti, a parte che siamo lontani. Però anche se dormissimo, non dormiranno mai tutti. Esatto. Quindi ci sorbiamo la notte. Quindi è un problema. Lo so. Io cioè posso chiudermi in un buco, non è un problema. No, no, cerca di giocare. Non possiamo perdere minuti di gioco. Cioè, altrimenti disconnetti, ti aspetti che diventa giorno, Perché veramente... che rischio. Guarda però. Dai, prova a giocare. Guarda, cara. Sai che faccio? No, mi hai preso tutta la legna. No, degli stick del carbone. Mi faccio delle torce, così non mi dovrebbero dar fastidio sì, troppo. Se li metti nei punti giusti, esatto, sei easy. Troppe mob. Posso continuare. Quelli servono anche che fare. Vabbè, si rompono, ma tanto per i materiali, quindi va bene uguale. Che fortuna! Facciamo così. Raga, buono! Così. Ma questa così. È proprio la mia serie, Così. Illuminiamo bene, così siamo tranquilli, Winzone. Questa è stata una botta di lag, no, Vi scongiuro. Siamo così provvisorie. Non ditemi che è quel momento in cui ogni nostra serie inizia a laggare. No, dai, ti prego. Oddio, no. No, dai, mi sembra di no. Ho laggato solo quel blocco per qualche motivo. Allora. Devo andare a prendermi della legna. Pumpkin. Questo no. Bro, mi dispiace. Però c'è uno zombie, mi faccio anche una spada. Dai, facciamoci una spada tu in pietra. Se vuoi, bro, lamentati. Se vuoi, fai un reclamo. Ai consumatori, Fere sarà felice di questa cosa. Cosa? Ti ho trovato un letto viola. Non è rosa, però è viola. Vabbè, bene, ci sta, dai. Così almeno ce li abbiamo anche già colorati. Raga, rotto già l'ascia. Buono, buono. Sto facendo delle scorte incredibili. Però avrei dovuto far più utensili. Non abbiamo nulla per combattere. Oh, mannaggia, c'è un creeper a fianco agli alberi di oak che ho piantato. Cioè, potenzialmente me li fa esplodere tutti. Ditemi che ci sono anche delle balle di fieno da qualche parte, vi prego. Io vado a ucciderlo. Ma perché sbatto la testa ovunque? Ho rischiato di cascare. Non esplodere. Dai che mi fa un casino se esplodi. Buono. Davvero? Vabbè, era lontano. Ok. Un buchetto vicino a casa. Ok, era tutto a posto. Allora, ho trovato un sacco di pane e di patate. Comunque hai notato che sembra che nella vita le patate mi seguano? Ma che cazzo stai a dire? Cioè, non c'è mai fatto esplodere un creeper in faccia, ma la smetti di dire ste robe? È incredibile, di fatto sono arrivato al primo villaggio nella serie subito. Dai, ho fatto un buco gigantesco, mannaggia a te. Ah, ok che non sono vicino a casa, ma non voglio neanche distruggere tanto. Eccola! Mark, che vuole Mark? Quella è la mia zona, non andare a costruire lì. Vabbè, si capisce che sto già lavorando là, dai. Ragazzi. Aspetta che riparo il buco. No, è morto il golem e mi ha dato 4 di... Raga, ma sta andando tutto così bene. Cioè, è morto il golem da solo? Ma è incredibile, c'è una fortuna assurda oggi. Dobbiamo continuare a giocare per sempre. No, allora, facciamo così, che ci fermiamo pure perché siamo già a 30 minuti di registrato e davvero se no andiamo oltre ogni possibile senso logico di durata di questo video. Però vi dico, continuiamo già a registrare e ci portiamo avanti. Purtroppo, raga, ho rotto perché non c'ho l'ascia, mannaggia, che spreco. Devo farmi di nuovo un'ascia mentre sto qua e prendere tutto quello che trovo. Spero di trovare anche delle balle di fieno, ma sembra che purtroppo non ci siano, Mi sembra proprio che... Non ci sono, sinceramente, e questa forse è l'unica sfiga di questo villaggio. Però vediamo, non tutto è ancora perduto. C'è pure un gattino carino. Anche i gatti, voglio fare anche le case. Ci fermiamo per questo primo episodio della Big Vanilla 2. È iniziato bene, è iniziato con fortuna. E anche qua, altra fortuna, perché almeno un po' di fieno l'abbiamo trovato. Per quanto non siano le balle di fieno. Noi ci fermiamo e ci vediamo con il prossimo episodio. E non vedo l'ora di continuare. Ciao! Ciao!